I contagi galoppano anche in Valle Camonica. Nella giornata dell'11 gennaio i nuovi casi registrati da ATS della Montagna sono stati 536 e sempre l'11 gennaio i positivi in Valle Camonica sono saliti a 3.560. Anche la SST si attiva dunque per far fronte alla situazione, quindi all'ospedale di Isine crescono i posti letto Covid, per far fronte però anche alle necessità di degenti ricoverati anche per altre patologie. Ad Isine attualmente sono ricoverati 42 pazienti Covid, tra acuti e subacuti. L'ospedale di Edolo resta invece destinato esclusivamente a pazienti non Covid. A Isine, per garantire la sicurezza dei pazienti, sono stati attivati percorsi separati nel pronto soccorso, nei reparti di ricovero, nelle aree dedicate agli interventi chirurgici. Da questo giovedì l'ingresso a visitatori e accompagnatori è però sospeso, salvo che per accompagnare o visitare pazienti disabili gravi, puerpere, donne gravide e minori. Gli accompagnatori possono però accedere solo se in possesso di Green Pass rafforzato e con mascherina FFP2. Intanto sono stati rafforzati anche i punti tampone nei due ospedali. Dal 3 al 9 gennaio sono stati processati 1928 tamponi, in media 275 al giorno, 84 salivari provenienti dall'attività di screening scolastico volta dall'ATS della Montagna. Possono accedere all'ambulatorio per i tamponi solo sintomatici con prenotazione di ATS dei medici di base o fine isolamento o chi rientra dall'estero. Con riferimento all'attività vaccinale anti-Covid-19 prosegue anche in Valle Camonica la campagna di vaccinazione massiva presso i centri hub di Darfo Boario Terme, a Centro Congressi e di Edolo all'ex convitto BIM. Attualmente sono previste circa 1350 somministrazioni giornaliere fra prime, seconde e terze dosi. Dal 12 aprile, data di avvio dell'attività vaccinale sui centri massivi, sono stati vaccinati presso gli stessi 70.149 utenti con prima dose, 65.587 con seconda dose e 49.121 utenti con terza dose. Ad oggi sono stati vaccinati con prima dose 1.342 ragazzi fra i 5 e gli 11 anni. Sono state effettuate 231 seconde somministrazioni e sono prenotati oltre 1.500 ragazzi per i prossimi giorni.